Ciao a tutti, un nuovo video del Predatore in America e oggi sarà un'introduzione in realtà piuttosto breve perché c'è stato un improvviso cambio meteorologico, qualcosa di sole, una giornata meravigliosa, volevo andare in un bel posto, poi a un certo punto è arrivato questo vento fortissimo, queste nuvole grigie e quindi niente, giornata di riposo tranquilla e quindi ne approfitto per parlarvene mentre sono qui a fare due passi, in realtà sono andato a fare spese, come si può vedere. Ma come dicevo, sarà una intro breve, perché questo è un tabacco che sono sicuro molti di voi conosceranno già. Sto parlando, avete letto il titolo, del Rathays Brown Cluny. Un tabacco che dalla descrizione non ci dice molto in realtà, anche perché è praticamente la stessa del Old Gaudi, credo, o il Marlin Flake, cioè, ovvero Virginia, Kentucky, Perique. Sappiamo, l'ho già detto più volte, che le descrizioni di Rathays non ci dicono mai tutta la storia, perché sono sempre un po' dubbiosi. È un tabacco che storicamente in realtà non aveva neanche questa descrizione, come succede anche per altri tabacchi della casa, visto che il vecchio catalogo originale ci parla di un tabacco solo Virginia, che addirittura la casa descriveva come mild, proprio l'espressione del tabacco mild, morbido, leggero, fumabile. Vedremo se è ancora così. Quello che so di certo è che è un tabacco che ho fumato tanti anni fa, è stato uno dei primi tabacchi solo virginia che ho fumato, solo virginia, comunque virginiosi, rimuovo la composizione, sempre un punto interrogativo. E quindi ne ho un ricordo positivo, ricordo che lo fumai, me lo fece provare un amico e che lo apprezzai molto, apprezzai soprattutto anche l'odore che lasciava nella stanza. Quindi mi piaceva perché io ho questo ricordo distinto di un tabacco comunque molto elegante, molto piacevole. Però sono passati anche tanti anni dall'ultima latta che mi sono fumato, quindi non so effettivamente se alla luce dei miei gusti attuali, della mia esperienza successiva, riscontrerò ancora questo, come si può dire, questo parere, questa esperienza, questa opinione, vedremo. Non mi resta che andare ad aprirlo. In realtà ve l'avevo fatto già vedere la latta qualche mese fa quando l'ho ordinato, ho fatto un unboxing e ve l'ho fatto vedere. È una latta da 50 grammi che, se non ricordo male, non arriva in Italia. In Italia arriva solo da 100, non so se arriva adesso con il bulk da 250. Comunque, cambia poco. Io non ho voluto vendere il 100 grammi perché appunto poi mi rimane lì, visto che il mio ciclo è quello, 50 grammi ogni settimana per farci video, quindi a meno che non è un tabacco che mi piace veramente tanto e quindi a volte succede che magari possa anche fumarne di più, naturalmente non succede. Poi tra l'altro ultimamente sto fumando anche poco perché non ho veramente tempo, sto lavorando tanto e quindi poi mi ritrovo a essere stanchissimo, faccio una fumata e vado KO. Comunque passiamo all'unboxing, andiamo a vedere che aspetto c'ha, andiamo a vedere che profumo c'ha e poi finalmente lo fumiamo, ce lo godiamo un po', sperando che sia diverso da quei tabacchi che ho citato, in particolare dell'Old Gowrie che non è che mi piacque molto, però insomma, l'unico modo per farlo è andare a stappare, come vi farò vedere adesso, e fumate. Quindi andiamo. Ecco questo Rathays Brown Cluny, come vi dicevo la latta qui è da 50 grammi, non mi ricordo questa latta in Italia, quindi io mi ricordo solo quella da 100 grammi, la latta è anche più carina perché qui c'è veramente nulla, la parte non hanno neanche deciso, come si può dire, di riempire la parte dedicata alle scritte antifumo, quindi proprio il nulla così, quindi zero cura. Cosa vediamo dietro? Dice è un flake, un broken flake di Virginia, Kentucky e Perique, che avvalorerebbe ancora di più la mia tesi riguardo il fatto che non è altro che uno dei flake, semplicemente in versione broken. Comunque, andiamo ad aprirlo. Il catalogo originale che vi ho fatto vedere parla di un tabacco molto molto scuro, io non me lo ricordo così scuro, però onestamente proprio non me lo ricordo com'è. Allora, sento già qui un odore molto dolce, certo non è scuro come doveva essere in origine tanti anni fa, e questo è il
Tabacco, un bel colore, cioè, insomma, un bel colore, è un marrone piuttosto piatto, poche varietà, pochi toni, l'odore è dolcissimo, è veramente super dolce, c'è qualcosa di familiare, ma allo stesso tempo, quello che mi piace è che non è umidissimo, è grasso, ma non è molto umido, quindi questo si fumerà immediatamente. Dicevo, il colore è proprio marrone. Poche gradazioni, neanche un tono particolarmente eccitante, un po' smorto. Comunque mi colpisce perché è un odore dolcissimo, proprio fruttato, agrumato. E poi appunto il famoso perique, dovrebbero esserci le puntine nere, se ce n'è, qui stiamo parlando veramente di una quantità minima perché non si vede niente di nero. Comunque ragazzi, il profumo promette bene perché è dolcissimo. Il ricordo che ne ho è positivo, adesso non mi resta che andare a fumarlo, tenendo conto che io sono sempre un po', come si può dire, scettico sui tabacchi di casa KK, perché questo odore dolce tendenzialmente dopo un po' che sta aperto varia tantissimo, se ne va il casing e rimane qualcos'altro. Quindi adesso lascio aperto qualche minuto, veramente solo qualche minuto e poi lo chiudo perché comunque l'umidità è ideale, non voglio perdermi questa cosa. Voglio semplicemente farlo ossigenare un attimo per vedere se cambia di odore, visto che normalmente per mia esperienza i tabacchi KK dopo che li aprite di nuovo cambiano tantissimo di odore, soprattutto i latakiosi che prendono quell'odore tremendo. E poi insomma me lo fumo sperando che sia dolce come promette. Magari come quel luto bacco che ho fumato ad aprile che mi è piaciuto. Comunque, vi faccio sapere tra poco com'è. Eccoci, insomma, dopo una settimana in compagnia di questo Brown Cluny, ve ne volevo parlare. Devo vedere quanto sono sudato. E stavo anche pensando che praticamente io sono abbastanza avanti con i video per diverse ragioni, quindi anche questo video, nonostante lo stia girando ora che è fine giugno, probabilmente sarà pubblicato tipo ad agosto. Quindi man mano che monto questi video che vi ho fatto negli scorsi mesi, in cui dicevo più volte, ah, finalmente è arrivato il caldo a New York. E in realtà mi sbagliavo costantemente perché poi, tranne quel giorno in cui magari c'era caldo e facevo il video, in realtà c'è sempre stato un clima piuttosto, non dico freddo perché non faceva freddo, però ovviamente l'estate ci ho messo molto tempo ad arrivare. Ed anche oggi, che appunto è fine giugno, oggi sì, ci sono 30 gradi, sto sudando tantissimo, però fino a ieri ci sono stati tipo 19-20 gradi, quindi facevano queste piogge serali che rinfrescavano. Per carità, io non mi lamento perché io odio il caldo, però in realtà non è stata ancora finora una vera e propria estate. Oggi però fa caldo. Dicevo, ho fumato questo Brown Cluny, l'ho quasi finito, sono arrivato a 3 quarti, forse 2 terzi di latta, sempre perché non ho avuto molto tempo, però ho fumato con molto piacere e devo dire che è probabilmente il rat race che mi è piaciuto di più in senso assoluto tra quelli che ho fumato finora. Ed è probabilmente l'unico Virginia di rat race che vi consiglierò da questo momento, perché veramente l'ho apprezzato. È effettivamente bello elegante come mi ricordavo, molto piacevole. Io non lo so se c'è il flake, se c'è veramente il tentacchio e il perique, perché è difficile da dire perché è che si sentano, eh. Né è particolarmente corposo o forte. È un tabacco veramente medio, effettivamente come la descrizione di quello vecchio, mild, è abbastanza dolce senza essere eccessivamente zuccherino stucchevole. Non ha una grandissima evoluzione, tende a essere un po' meno dolce verso la fine, ok? Se lo fate scaldare poi perde totalmente ogni sapore. No, ragazzi, ho fatto delle fumate veramente piacevoli, con molta simpatia. Poi il fatto che comunque non è particolarmente pesante, ci ho fatto anche più fumate di fila con piacere. Quindi che vi devo dire? Scusate che c'è casino. Ecco. L'ho fumato con piacere. Quindi, boh, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sicuramente in molti lo avranno provato, visto e considerato che si trova in Italia. Fatemi sapere voi, perché in tanti mi parlano sempre del Marlin Flake, del Dolgauri, che insomma. Sì, c'era cioè, l'Olgauri, però non mi è piaciuto. Il Marlin Flake è ok. Questo mi è piaciuto di più del Marlin Flake, però ditemi voi cosa ne pensate, ok? Perché sono proprio curioso. Io non ho molto da dire, se non il fatto che è assolutamente promosso, vi do un 6,5, forse anche 7, dai, 6,5. Forse lo preferirei addirittura anche al Capstan. Sì, non
ho dato più saporito del capsa, leggermente più saporito, un po' più zuccherino, cose aromi di zenzero, qualche nota di pasta frolla, quindi sicuramente più interessante il capsa. Fatemi sapere, aspetto i vostri commenti, io più che direi metticino non so che altro dire, perché di nuovo non è esplosione di sapore, però non è noioso, non mi ha mai annoiato, non ho mai avuto voglia di dire a bomba basta, come succedeva con l'Old Gaudi, che veramente, anche con, come si chiamano, il Regent Street, che veramente non sopporto. Invece l'ho fumato veramente con tanto piacere. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io continuo il mio giro. Spero di arrivare presto ad un negozietto di alimentari perché ho bisogno di acqua. E quindi niente, ci rimettiamo, spero di arrivare presto. Ciao!